L'amministrazione comunale di Acireale dà disposizioni stringenti per prevenire i rischi incendi. L'ordinanza firmata dal sindaco Roberto Barbagallo obbliga i proprietari dei terreni a provvedere agli interventi di pulizia entro l'1 maggio e amplia le fasce portandole a 20 metri dai punti sensibili e dalle strade del centro cittadino e a 10 metri da terreni confinanti e strade. È stato richiesto inoltre alla Protezione Civile regionale il potenziamento di mezzi con due autobotti con lance. A Palazzo di Città il sindaco Roberto Barbagallo ha presentato le misure adottate nel piano di prevenzione incendi. Diciamo che nel frattempo c'è l'assessorato al bilancio della Regione Siciliana che si è mosso attraverso, diciamo, una circolare a cui i cittadini potranno aderire. E contemporaneamente credo che arriverà a breve anche una scheda da parte della Protezione Civile nazionale e a cascata regionale, e quindi i nostri concittadini dovranno, come dire, aderire anche a questa scheda. C'è un attimino di confusione perché pensate bene che molto probabilmente si faranno due richieste, una alla Regione e l'altra allo Stato, e poi il cittadino valuterà qual è, diciamo, il rimborso più corretto, perché ho visto che l'assessorato del bilancio dà un tetto massimo di 50.000 euro. Capite bene che ci sono anche i cittadini che hanno perso la casa interamente e quindi con 50.000 euro al massimo acquistano una roulotte. Però, intanto abbiamo questo, ho detto attraverso un messaggio a tutti i concittadini di man mano che arrivano le nostre richieste di protocollare i computi medici, tutto quello che è stato il danno, e poi successivamente vedremo se lo Stato coprirà, il Ministero, il Consiglio dei Ministri coprirà, e il cittadino potrà scegliere qual è, diciamo, l'importo più giusto affinché possa ritornare nella propria abitazione o affinché possa avere un ristoro del danno.